È proprio di queste ore la nomina di Michele Pelillo da parte del sindaco Melucci, quale esperto del comune di Taranto a supporto dell'attività, dell'azione amministrativa del sindaco per quanto riguarda appunto le grandi opere, i grandi progetti, per quanto riguarda i fondi regionali, nazionali ed europei. Una nomina, quella di Pelillo, davvero inaspettata, perché Pelillo sembrava politicamente morto, tra virgolette, è stato riesumato politicamente. E quindi poi cercheremo di capire cosa si nasconde, no? Dietro questa nomina, dove vuole arrivare, potrebbe o vorrebbe arrivare Pelillo. Però siamo con l'amico e collega Massimo Battista, consigliere comunale di una città per cambiare Taranto, però Pelillo è una figura abbastanza divisiva, è una figura non certo amata dai tarantini, è più un politico che un tecnico. Massimo, ti ha sorpreso questa nomina? Beh, a volte ritornano, Luigi, non credo. O forse non se ne sono mai andati? Molto probabilmente. Io non so se ci sono state delle revoche assessorili. No, nulla, nulla. O se il direttore generale sia stato estromesso, perché... O ridimensionato. O ridimensionato, perché di questo si tratta. Cioè, che ruolo avrà Pelillo quando abbiamo un direttore generale? Abbiamo il vice sindaco Manzulli, che si dichiara esperto di marketing, di fondi europei e roba varia. Si dichiara esperto di fondi europei e di marketing. Quindi invece io faccio una valutazione più politica. Sono tre le ipotesi, Luigi. Molto probabilmente qualcuno sta già pensando in proiezione futura, in un'ipotetica caduta di questa amministrazione, Pelillo candidato sindaco, o Pelillo candidato presidente della provincia, o Pelillo candidato alle europee, o l'altra è tenere a bada, frenare il sindaco. Ma vogliamo far vedere, Massimo, chi è Michele Pelillo? Perché c'è un noto proverbio tarantino che dice: stipa la zampogna per quando ha bisogno. Noi abbiamo il socio rimane, ecco, non lascia traccia, abbiamo tutto archiviato. Andiamo a vedere quel Michele Pelillo, ascoltiamo questi pochi secondi in cui chiamava i fumi, quei fumi mortali dell'Ilva, vapore acqueo. Se quelli sono gli scatti fotografici, possiamo stare tranquilli, perché anche un addetto ai lavori capisce che è vapore. Ricordiamo, Massimo, quando Pelillo, e qui c'è l'articolo del Quotidiano di Taranto, ebbe a dire: l'Ilva non inquina più, l'inquinamento a Taranto è stato risolto. Guardate, e ancora, ricordate quando Michele Pelillo ebbe a dire: l'Ilva ha applicato la legge antidiossina. Avevo ragione? Questo, signori cari, al di là dei nostri commenti, noi possiamo anche dire baggianate, ma la storia, i fatti sono questi. Questo è Michele Pelillo. Domanda, Massimo, ma con tutto il rispetto per Michele Pelillo, ma tra i tanti esperti in questi settori, tarantini e non, ma non c'erano altri soggetti da nominare, se proprio li si dovevano nominare? C'è qualcosa, Luigi, che molto probabilmente a noi ci sfugge. Abbiamo forse intuito, sarà il tempo, come è sempre stato, non le bucciano le gambe corte, il tempo. Padre Tempo. Ci dà ragione. Oltre a quello che dicevi tu, vorremmo far vedere anche le immagini di chi in quella famosa venuta a Taranto del presidente del Consiglio Renzi. Al Martà, dove Pelillo sfidò tutti i manifestanti passando nella zona rossa, e dove c'erano insieme a me i consiglieri comunali, e basta vedere le immagini, che contestavano, ecco, il signor dalle Pelillo. Immagini che io stanno adesso, scorrendo c'è il tale Luca Contrario, certo. Lo vedete con una maglietta gialla, il quale era un forsennato contro Pelillo. Ora
il signor Luca Contrario dovrà dialogare amabilmente con Michele Pelillo. Il problema, Luigi, bisogna capire adesso tutti questi staffisti che c'è il sindaco di Taranto, tra cui Luca Delton, nominato grazie a Luca Contrario, no? C'era anche Antonio Lenti, quella famosa protesta. Voglio capire, tutti questi consiglieri comunali ipotetici, pseudo-ambientalisti, adesso cosa non avranno? Taceranno e difenderanno la quindi cultura, io mi rivolgo, come anche quelli dell'Urban Transition Center. Io mi no? rivolgo a tutte le persone che ci ascoltano, questi sono i personaggi. Nell'Urban Transition Center ci sono alcuni verdi. Quest'onda di ambientalisti. Adesso quello, quando c'è stato l'ultima... vorremmo capire, per esempio, Giovanni Carbotti cosa dirà. Altri ambientalisti dall'alto del Parlamento, degli scanni Parlamento, l'onorevole Bonelli. No, perché la figura di Pelillo non sarà facile da digerire. Beh, Luigi, al di là di quello che noi stiamo dicendo, le immagini parlano chiaro. Io quella giornata la ricordo benissimo, Pelillo ci sfidò, c'è gente che ha fatto un processo. Tu anche cadesti? Ho avuto un mese il piede gonfio, qualcuno si ricorderà, in quella famosa giornata dove c'erano 40 gradi, dove c'è gente che ha fatto processo che è stato assolto. Voglio capire adesso come si pongono tutti questi personaggi che hanno sempre parlato di Taranto Libera, che decidevano nelle sedi opportune, decide la città collettivamente, che gridavano contro il sindaco. Ha deciso soltanto di mettere amici staffisti in provincia e staffisti al comune. No, una cosa assurda. Questo, noi possiamo, abbiamo... no, sottolineiamo, staffisti al comune di Taranto e staffisti alla provincia di Taranto. Bisogna essere amici per diventare staffisti molte volte, perché Massimo, con tutto il rispetto per chi è staffista o collaboratore a vario titolo, in comune, in provincia, ci sono tanti giovani tarantini che andrebbero valorizzati per gli studi, per le competenze che hanno. Il problema di fondo è che c'è gente che va a lavorare, c'è gente che va a studiare, perché purtroppo qua, se non hai santi in paradiso, purtroppo rimani all'inferno. Io non metto in dubbio le capacità di queste persone, però non c'è stato un bando, sono nomine dirette, sono nomine politiche. Anche Massimo, è Luca Contrario, non è che ci può smentire. Tra l'altro, gente che si è candidata e non è stata eletta. Poi tra l'altro qualcuno ci ha detto anche in consiglio comunale che voi avete fatto delle liste, tu non sei stato manco capace di fare la lista, una strada diversa, sei dovuto salire sul carrozzone dei vincitori e metterti in una lista che non esiste nemmeno più. Questo è, va bene. Comunque vi abbiamo fatto vedere quella che è la Pelillo Story. Alla prossima.